L'importanza del dialogo è un'istanza di cui mi sono reso conto ormai tantissimi anni fa. Quando ero rabbino capo di Trieste, ho avuto le mie prime esperienze a livello istituzionale, direi, di dialogo. Ho avuto modo, anche poco prima, di incontrare esponenti di altre fedi, ma lo scambio a livello di conoscenza, di rispetto reciproco, perché di questo stiamo parlando, cominciò proprio negli anni in cui, una trentina d'anni fa, ero rabbino di Trieste. Mi sono reso conto che il dialogo ha bisogno di aspetti essenziali. Il primo è il fatto che deve riuscire a raggiungere tutti gli strati della popolazione. Un dialogo fatto tra noi è molto bello per noi, ma è sterile se non si trasmette ad altri. E quindi anche per questo ho aderito con gioia a un'iniziativa di dialogo che non nasceva né da rabbini, né da preti, né da imam o rappresentanti di una comunità ufficiale islamica. Nasceva dalla necessità di far sì che queste persone parlassero. Perché il dialogo ad alto livello esisteva. È cominciato ancora molti anni fa, molto prima che io fossi rabbino. Ero un ragazzo, stiamo parlando della dichiarazione Nostra Aetate a seguito del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 65. Lì nascono i primi contatti di dialogo tra la Chiesa e il mondo ebraico, con l'auspicio di aprirsi anche al mondo islamico. Ma è ancora un dialogo di elite. Lo sforzo di uscire dalle alte sfere, di aprirsi alla cittadinanza, al mondo, è uno sforzo più recente, ma è fondamentale. Giustamente è stato osservato da Brian Norsa che un festival a Gerusalemme avrà un'importanza enorme, perché è vero che esistono già esperienze di dialogo a Gerusalemme, ma ancora stiamo parlando di esperienze a livelli istituzionali. E sono fondamentali invece le iniziative che escano verso il mondo, far vedere, far sapere al mondo che noi, che rappresentiamo una ufficialità, una ortodossia all'interno delle rispettive fedi, non solo ci troviamo, ma siamo in grado di mettere in comune conoscenze ed esperienze. Stiamo poi vivendo un momento molto particolare. Qui a Milano, in modo specifico, abbiamo quest'anno l'Expo.
in cui si parla di cibo, si parla da un lato di grande turismo, grande gastronomia, grande enologia, abbiamo degli stand dove c'è degustazione, venite a trovarci, eccetera. Ma c'è anche, e dovrei dire soprattutto, almeno dovrebbe essere soprattutto, una ricerca di mettere in comune le conoscenze per superare i problemi che il mondo ha attualmente in merito all'alimentazione. I problemi quali sono? Fondamentalmente sono la fame in una parte del mondo, lo spreco in un'altra parte, lo sfruttamento della natura a fronte del miglioramento della natura. Questi elementi presi così non possono far altro che suscitare dei grossi punti di domanda. Io credo che anche in questo ambito le regioni abbiano tanto da dare e da dire. Vedete, abbiamo cominciato questo nostro incontro odierno sorseggiando dell'acqua. Vabbè, fa caldo, beviamo tutti quanti, è normale. Poi, insomma, gentilmente ci viene offerta dell'acqua, perché no? Sì, è vero. Ma secondo me anche in questo c'è qualche cosa di più. Senza l'acqua, l'essere umano, ma anche gli animali, non può vivere. Io ho recitato una benedizione prima di bere l'acqua. Benedizione nella quale si ringrazia Dio tramite la cui parola tutto ciò che esiste in questo mondo e che noi possiamo utilizzare è stato creato. È un riconoscimento che l'acqua non è qualcosa di nostra proprietà, di noi esseri umani capaci di tirarla fuori dalle profondità del globo terrestre e utilizzarla per tutte le nostre necessità senza farci domande, no? È qualcosa che proviene da Dio, che è quindi un bene comune al mondo intero. Come noi dobbiamo nutrire, mantenere in vita le nostre anime parlandoci e parlando verso il mondo esterno, così dobbiamo nutrire i corpi con una gestione razionale di ciò che Dio ha creato. Questi sono temi che ci devono fare riflettere, che hanno coniugazioni diverse a seconda delle varie fedi, ma che danno la possibilità a tutti insieme, ognuno nel rispetto delle proprie tradizioni, di mirare al fine comune, il benessere di questo mondo e del creato. Ringrazio vivamente Brian Nossa e Ravelli Arichetti e tutti voi di questa opportunità di incontro così interessante che si ripete. L'anno scorso eravamo all'Umanitaria, veramente in un giardino, quindi non so se dire
proprio quindi tra acqua e cielo, fortunati anche per il tempo. Quest'anno il tempo ci ha benedetto, l'acqua anche ci ha benedetti e siamo in quel luogo che è estremamente accogliente del Museo Diocesano. È frutto di tante fatiche degli organizzatori a cui siamo tutti molto grati. Sì, la benedizione a cui ha fatto riferimento adesso la Avelia mi spinge a dire che quando questa mattina mi sono alzato a vedere questo cielo così bello, come faccio spesso quando dopo essere finalmente un po' risvegliato dal sonno, però anch'io ho l'abitudine da un po' di tempo di dire in ebraico lo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echa, Ve Ahavta et Adonai Elohecha, Ve Chovevavcha, Uve Chovevavshecha, Uve Chovevavecha, e così via. E lo stesso faccio un po' la sera, però nella liturgia latina lo si dice qualche volta in latino, naturalmente, con l'italiano, con tutte le lingue del mondo. E il dialogo quindi è insieme un parlare lingue differenti, ma dire e cercare di fare, di costruire, Brian diceva, dei ponti, ed è la stessa frase che anche Francesco ieri ha ricordato a Sarajevo, ripetendola molte volte: percorrere, costruire ponti e poi percorrerli senza ostacolare il passaggio. Questo è lo scambio, il dialogo di beni, sia materiali, come sembra essere l'acqua, che però non sono mai soltanto materiali, sono anche profondamente nutritivi per la coscienza. Quindi mi viene in mente un po' alcuni altri tentativi che stiamo facendo e che penso interessano un po' tutti noi per allargare queste esperienze di dialogo che ci rendano sempre di più, come accennava ancora ieri altre volte Francesco, degli artigiani della pace, cioè non solo gli specialisti, non solo i tecnici, diciamo così, Balsettoni chiamava i tecnocrati, per quelli che si ricordano le parole del tempo del maoismo, ma quando dovevo spiegare, quando mi capita di spiegare ai bambini se la fede si può vedere, li spingo sempre a esercitare i loro occhi prima di tutto, per portarli alla fine, un po' di trucchi pedagogici, a osservare le mani dei loro genitori e a vedere quindi con i loro stessi occhi la fede. Parola forse ambigua, forse polivalente, ma in ogni caso che vuol dire appunto la fedeltà, quindi l'integrità, la realtà nella quale c'è dentro l'amore, ma c'è dentro anche tutta la fatica quotidiana per condividere la responsabilità. E quindi il dialogo ha un po' questo sapore e grazie al cielo ci fa bene, cioè esattamente come la vita di famiglia costruisce nuova vita, così anche il dialogo contribuisce a questo. Concludo questa breve cosa introduttiva, perché poi non so, immagino che vai a inserto dei dialoghi con tutti voi, eccetera, eccetera, quindi dicendo che questo nutrimento delle coscienze, anche in Ambrosiano cerchiamo di farlo con tantissime iniziative, come è noto, ma comunque con il Keren Kayem proprio recentemente all'Expo abbiamo declinato in un certo senso quella mostra che c'è in Ambrosiano adesso, che parla prendendo a prestito un verso di Francesco Petrarca, Itala, Precla, Ross, Tellussa, Risalva, Poetas, eccetera, eccetera, di Spagna, Italia, terra, non di Spagna, setti di greco, monte di vica, tingere, metas, Italia, terra nutrice di sogni poeti, perché per la poesia suppone uno spirito, e questo spirito è appunto lo spirito che nutre il dialogo,
e quindi nutre anche la costruzione di questi ponti, la costruzione della pace. E il 28 di giugno, comunque alle 10 del mattino, adesso in Ambrosiana con Rav Paolo Schumann e con Claudio Milani o qualcun altro, invitiamo un po' tutti chi vuole, faremo una piccola presentazione di questo tema del dialogo applicato ai più antichi e più bei manoscritti miniati del mondo che sono adesso in mostra in occasione dell'Expo. L'Expo ci crea tante occasioni di gustare magari, non so, il pesce palla, mi pare, cucinato con non so quale sistema, non velenoso, adesso, ma a parte questo, di cui ho sentito parlare, però, ripeto, questo è un'esperienza di dialogo, quindi, che potremo fare contemplando manoscritti ebraici, arabi, della tradizione greca, latina, cristiana, sempre su questi argomenti. Ma poi quest'anno sono tanti centenari. 300 anni fa un pittore milanese di nome Giuseppe Castiglione arrivava a Pechino e diventava il pittore maestro preferito dell'imperatore Kangxi, che lo chiamava il mio maestro, che ha imparato a dipingere, lui stesso l'imperatore gli piaceva perfino dipingere, e imparava a dipingere secondo le tecniche della prospettiva occidentale. Quindi, in dialogo è sempre passo, qui sono in mezzo a tanti dipinti, e ci invoglia a comprendere attraverso le immagini questo spirito che ci rende fratelli e sorelle nella costruzione di un mondo sempre più bello, più equo, più giusto, più ragionevole, più fraterno. E poi ieri Lanferi, da Pechino, è venuta questa pittrice cinese, Ai Jin, di cui abbiamo inaugurato questa mostra l'altro ieri in Ambrosiano. Per la prima volta in Ambrosiano abbiamo messo delle specie di prati del giardino dell'Eden, fatti con materiale acrilico, si capisce, cose un po' moderne, che comunque spingono a contemplare anche in questo modo altri che venendo da regioni lontanissime, però ci possono insegnare nuove visioni del mondo che alla fine ci spingono a lavorare tutti insieme anche dall'Africa, dalla Cina o dalle Americhe. Quindi questo è un po' l'augurio che vorrei fare e che speriamo di approfondire insieme ancora per lunghi e lunghi anni, non solo a Gerusalemme, ma anche Sarajevo, Gerusalemme dell'Europa, come è stata ricordata ancora ieri, citando tradizioni antichissime. Grazie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in nome di Dio e clemente misericordioso. Dunque il dialogo, ecco, innanzitutto grazie agli organizzatori per darci la possibilità di essere qui a dialogare e a parlare del dialogo. Perché il dialogo? Io credo che sia una necessità assoluta, soprattutto ai giorni nostri, perché proprio è l'unico antidoto, o perlomeno il più efficace, a tutte le brutte cose che sentiamo al giorno d'oggi: fondamentalismo, odio, segregazione, eccetera. E come si combattono queste cose che purtroppo oggi si vedono quotidianamente alla televisione, leggendo i giornali? Si combattono con una maggiore conoscenza reciproca. Ecco, l'organizzazione di cui faccio parte, la Coresco, Comunità Religiosa Islamica Italiana, prima di assumere questo nome circa 25 anni fa, si chiamava Associazione Internazionale per l'Informazione sull'Islam. Proprio perché ci si rendeva conto, già in tempi non sospetti, che una corretta formazione, informazione sull'Islam era fondamentale, proprio per controbattere un'idea errata che c'è stata data da molti anni a questa parte. Le ragioni di questa non corretta informazione non le espongo perché ci porterebbero molto lontano.
Però ecco, sostanzialmente in questa, la nostra organizzazione aveva e ha tuttora questo scopo ben preciso di una corretta formazione e informazione sull'Islam. Ma dirò di più, l'Islam stesso si organizza fin dalle sue origini proprio per dialogare. E questo probabilmente non tutti lo sanno, è contenuto proprio nel libro sacro dell'Islam, il Corano, di cui vi leggerò alcuni passi, che normalmente non vengono trattati, non vengono descritti, non se ne legge sui giornali, non si vedono la televisione, perché siamo troppo impegnati a diffondere un'idea dell'Islam che è storicamente nemico dell'Occidente, cosa che non è vera. Proprio perché la base scritturale della nostra fede ci invita invece a, cito, dialogare con belle maniere con gli esempi del libro. E Dio dice, dite loro agli esempi del libro, crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi. Il nostro Dio e il vostro Dio sono lo stesso ed è a Lui che noi ci sottomettiamo. Corano 29:46. È su tale base coranica, quindi, che il musulmano si pone nei confronti delle altre religioni, nella piena consapevolezza che Dio ha fatto scendere il Corano, che è un altro passo coranico, ha fatto scendere il Corano a conferma dei messaggi precedenti. E continua, è Dio che parla, dite, rivolto alla sua comunità, crediamo in Dio e in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e sulle tribù, e in quello che è stato dato a Mosè e a Gesù, e in tutto quello che è stato dato ai profeti da parte del loro Signore. Noi non facciamo differenza alcuna tra di loro e a Lui siamo sottomessi. Apriamo una parentesi sulla definizione genti del libro, che è stata citata, l'Al-Kitab. Le genti del libro sono, quando è avvenuta la rivelazione, le genti che facevano riferimento ad una scrittura sacra, quindi allora si trattava di ebrei e cristiani. C'è da dire però che nel corso degli anni successivi, per esempio durante il califfato Omayyade 660-750, quando l'Islam riuscì ad espandersi anche nell'estremo oriente, i buddhisti e gli indù chiesero al califfo di essere considerati anch'essi genti e ottennero questa concessione con il concordato di Brahmanabad e si definì ufficialmente genti del libro anche buddhisti e indù. Questo perché lo dico? È molto importante perché a questo punto tutte le religioni ortodosse rivelate che pongono la loro fede su una scrittura sacra sono le genti verso le quali noi musulmani dobbiamo dialogare. È un imperativo coranico, noi dobbiamo dialogare con tutte le fedi di questa terra. E questo è molto importante proprio perché l'Islam ha, per così dire, nel suo DNA il dialogo. Siamo portati al dialogo, dobbiamo dialogare. Ma perché questo? Perché soprattutto siamo diversi? Perché abbiamo diverse fedi? Perché Dio non ha creato una comunità unica? Ecco, ancora una volta ci viene in soccorso la nostra scrittura sacra, il Corano, con quello che è, devo dire, spero di non essere troppo irriverente, ma il primo discorso non globale della storia, quando nel Corano proprio c'è scritto ad ognuno di voi abbiamo assegnato una via e un percorso. Se Dio avesse voluto avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con quello che vi ha dato, gareggiate nelle opere buone, tutti tornerete a Lui e allora, e solo allora, il Dio vi informerà a proposito delle cose sulle quali ora siete in disaccordo.
Quindi cosa ci dice questo passo sorano con vostri importanti? Ci dice prima di tutto che Dio non ha voluto creare una comunità unica nel mondo, quello che viene spesso auspicato oggi da tutti quanti, una sola religione, una sola comunità, una sola fede. Ecco, questo non è stato voluto da Dio fin dalle origini. Ma perché? Perché proprio queste diversità, e il profeta Muhammad, su di lui la pace e la benedizione di Dio, soleva dire le diversità nella mia comunità sono una benedizione. Ecco, quindi che le diversità, che sono un mistero, come ha detto anche Giovanni Paolo II a Casablanca, ha detto queste diversità sono un mistero, ma sono anche provvidenziali, perché ci devono spingere ad un reciproco, ad una reciproca conoscenza. Ecco perché anche prima si parlava della benedizione delle diversità. Le diversità, certo, è vero, noi dobbiamo cercare prima di tutto di dialogare sulle cose che ci uniscono, le cose che ci vedono concordi, ma anche riconoscere onestamente le differenze che ci sono, ci devono essere, altrimenti ci sarebbe una sola comunità, una sola religione, e questo Dio non ha voluto. Quindi dialoghiamo anche sulle differenze che ci arricchiscono reciprocamente. Questo è il dialogo. Il dialogo è fondamentale proprio anche per cercare di approfondire le fedi degli altri, vedere le diversità e quello che Dio ha voluto. Dio ha voluto che noi conoscessimo i nostri fratelli nelle rispettive diversità e gareggiare in opere buone, come è scritto qua.